Mister Sapigno, innanzitutto i miei complimenti perché ho visto un calcettista fantastico oggi. Hai giocato davvero alla grande, sembri addirittura un po' ringiovanito, o sbaglio? No, io come te l'ho detto l'altra volta, sono fortunato di avere un ragazzo bravo che mi sta dando la mano, stiamo allenando forte. E quando si lavora forte, nel fine settimana viene la ricompensa, si dice così, viene il guadagno. Ricompensato. Viene ricompensato la settimana. Penso che non solo io, ma tutti quanti stiamo lavorando e stiamo provando di fare di trovare la fiducia di tutto, della città, del nostro presidente, di tutti quanti. Vogliamo ripagare la fiducia che hanno avuto in noi. E è questo che chiedo ai ragazzi, molta voglia e molta voglia di dimostrare almeno grinta per questa maglia, che io sono da 3-4 stagioni che sto iniziando ora e mi porto nel cuore già. Oggi è una gara difficile perché il Cefalù è una bella squadra, ha elementi come Pereira, Zamboni, tutti gli elementi diciamo che sono di categoria, anche di più, però voi con il cuore, con la grinta ce l'avete fatta, con un grande Sapigno che ha convenzionato 2 assist diciamo per i compagni, alla fine è arrivato questo successo che vi porta in alto in classifica. Con questo tipo di squadra deve aiutare pure la fortuna. Oggi tutto l'episodio è girato dalla nostra parte e dobbiamo ringraziare pure la fortuna che ci sta pure questo. Chiaro, il lavoro durante la settimana, come l'ho detto prima, però la fortuna, tutto quello che mi sa che abbiamo passato in 2 anni che non girava le cose, sta cominciando a girare. Molta fortuna e chiaro, ripagato il lavoro della settimana. La cosa che le è piaciuta di più oggi? Guarda, lo sai cosa che è? Che abbiamo trovato una grande squadra, né? I ragazzi si hanno comportato come una grande squadra. Stiamo crescendo, siamo una squadra nuova, stiamo ripartendo, sono tanti giocatori giovani, tanti giocatori che si vogliono rimettere in gioco. E l'importante è stato questo, eppure ho visto una tifoseria che... Più accanita, quello che sta riportando, e è questo che vogliamo, è quello che quando parliamo con il presidente, diciamo durante la settimana o quando abbiamo insieme con Pasquale Labonia parlato in estate, diciamo, proviamo di riportare quella voglia con i ragazzi di Rossano, con quello che vengono per onorare questa maglia e onorare questa città. Noi, dico pure Roger, dobbiamo fare questo, onorare la nostra città, onorare a nossa bella Rossano, Traforo, Roger, perché è una città che gli piace il calcio a 5. E noi dobbiamo ripagare con questa grinta, con questa voglia, con questa dimostrazione, grande dimostrazione. Alla fine dov'è che realmente può arrivare questa squadra? Guarda, oggi abbiamo avuto una prova di una buona squadra. Chiaro che oggi l'episodio pure è girato da nostra parte, ci sono pure questo. Però vediamo partita poi partita. Ora abbiamo un riposo la prossima settimana, non giochiamo il sabato, però andiamo numa squadra, num squadrone che... Contro il Meta, primo in classifica. È il primo in classifica, Meta che ora non ha perso una partita, è la squadra sulla carta insieme a Cefalù, eppure sta dimostrando sul risultato che è la squadra che deve stravincere il campionato. Però lavoriamo piano piano, vediamo riposare questa settimana, che vedo pure i ragazzi che già sono un po' scarichi, già siamo quasi metà campionato, che il nostro campionato è un po' corto. In questa settimana recuperare un po' di energia. Recuperare un po' di energia e vedere quello che stiamo sbagliando e quello che stiamo facendo di bene di migliorare. È una squadra che ancora dobbiamo ogni settimana vedere che cosa può fare, però stiamo crescendo, questo io sono contento e parliamo, cara. È importante che parliamo tra tutti noi, che stiamo migliorando piano piano, però siamo una squadra ancora che dobbiamo dimostrare tanto. Grazie e complimenti mister. Grazie a voi. Grazie.